L'arretratezza culturale italiana, la difficoltà ad adattarsi al cambiamento tecnologico, la continua persistente stratificazione, cioè l'Italia è il paese con, no, a minore mobilità sociale al mondo, fra gli avanzati perlomeno, sono ovviamente fenomeni complessi, nel senso che ci sono tanti fattori che concorrono e si tende con una soluzione che sembra magica, ma infatti essendo magica non dice niente, a dire, beh, è una questione culturale. Io quando sento dire una questione culturale come soluzione, dico sì, appunto, è una questione culturale. La cultura non è una roba per aria, la cultura si apprende, si trasmette, si produce, si modifica, no? Si modifica soprattutto. Modificare è una cosa che viene considerata come impossibile in Italia, è la cosa che mi dà veramente più sui nervi. Ma quando ti dicono, no, ma in Italia questo non si può fare, oh no, in Italia è impossibile, questa è la cosa che mi fa andare in bestia. Ci sono poche cose che mi fanno andare in bestia, ma questa è una. Perché la cultura, come dici tu, è modificabile. Esattamente, esattamente. Questo è uno dei temi che discuteremo. Allora, io mi sono lanciato anni fa, sono tanti anni che ci penso. Francesco è un economista di origine italiana. Francesca è in wifi, sì, è lagga, dovrete avere pazienza, magari poi si aggiusta. Sta in campagna, quindi il suo segnale arriva un po' in ritardo. Infatti, fra le frasi mie e le risposte sue ci sarà un po' in ritardo. Allora, la mia affermazione è una delle istituzioni che mantiene l'Italia, appunto, incapace, per esempio, di modificarsi. Paese in cui alcuni, come dire, pilastri culturali sono ritenuti sacri e intoccabili. Le cose sono così, le cose interessanti sono quelle, questo è bello, quello no, essere acculturati è questa cosa, non quell'altra, chi sa è perché sa queste cose, non sa quelle altre, e così via. È immutabile. Io ho 66 anni, fra pochi giorni, era così da tempo immemore. Se parlo con mio padre che è ancora vivo, i pochi della sua generazione che conosco sono ancora vivi, così era, i libri di storia, le letture mi confermano che una serie di costanti sono. Una delle mie affermazioni è questa, la mobilità sociale è bassa e poi c'è un aspetto di fondo molto più pratico, molto meno culturale. Voi, per Francesca, Twitch è un ambiente molto di giovani, sono sicuro che il 90% di chi ci sta ascoltando ha probabilmente meno di 25 anni, probabilmente il 50% meno di 20. Molti di voi sono incazzati, protestano. Essere un net è una forma di protestare, dopo ci torno un attimo, perché la scuola non vi dà quello che vi aspettate. Ora, cosa vi aspettate dalla scuola non lo so, perché c'è anche una dimensione, come dire, di fantasticheria su quel che la scuola deve essere, no? Però è plateale dei risultati che la scuola in Italia dà meno di quello che dà altrove. Allora, una mia teoria è che ci sono tante ragioni. Non c'è la meritocrazia, i sistemi di promozione, ne hanno discusso tecnicamente con grande competenza Valentina Kindamo e Francesco Lucisano e Valentì, figura di merda perché non mi ricordo più il cognome del direttore di Tutto Scuola, a cui porgo le mie scuse pubbliche. L'altro giorno, proprio su Agorà di Liberi Oltre, hanno discusso questo eterno problema che di nuovo questa pseudo riforma Bianchi non risolve, che la carriera professionale dell'insegnante italiano di scuola media e media superiore è inesistente e si basa quasi niente sulla capacità personale, sull'iniziativa personale, sullo sforzo personale. Quindi ci sono altri fattori per cui la scuola non vi soddisfa. Però io credo che una delle ragioni per cui la scuola non vi soddisfa è che è proprio disegnata male. Perché, ed è disegnata esattamente come venne disegnata, ridisegnata dalla riforma Gentile di quasi un secolo fa. E cos'ha? Ha tre aspetti. Ha una scuola media che
inferiore che dopo viene ripetuta e la quale dovrebbe servire per, faccio una breve, Vinci Guerra, grazie, grazie Lori, sì, era Vinci Guerra, dovrebbe servire per saper leggere, scrivere, far di conto, ma che comincia a introdurre le vacche sacre della cultura italiana, in primis Dante, Manzoni, eccetera, e cioè della cultura letteraria italiana, ma non introduce le vacche sacre di la cultura non letteraria italiana, mondiale, ci sono anche quelle. Poi viene di fatto replicata con gli istituti superiori, i quali chiedono ai ragazzi e alle ragazze a 14 anni di decidere la loro vita, perché ce n'è una grande varietà, sono di fatto in scala, perché così erano concepiti nel disegno originale, tant'è, adesso c'è un po' di modificazione, c'è stata, è l'impianto di fondo che rimane, quelli professionali, tecnici sono per i meno capaci, per i meno intellettualmente dotati, per quelli che andranno di sicuro in fabbrica al più a fare gli operai specializzati, poi ci sono gli istituti tecnico-professionali che servono per i quadri, i periti cosiddetti, no? Formavano i periti, i quadri intermedi dell'azienda, e poi ci sono i futuri laureati, che vanno ai licei, che erano propedeutici a una laurea e quindi al tempo andava all'università il 3%, 4%, quello era l'accesso ai licei, con in cima a tutti il liceo classico, che era preparatorio a qualsiasi, a qualsiasi futura carriera, e lo è tuttora. Non c'è una grande differenza fra liceo scientifico, si è accentuata un po' la differenza fra liceo scientifico, artistico, linguistico, ne sono sorte delle varietà, si sono accentuate un po' le differenze, ma è anche peggio, devo dire, da allora. Ma tutti i licei hanno un tronco comune, un grande asse comune, che è composto di alcune materie sacre. Lingua italiana, latino, poi in subordine matematica e fisica, storia e filosofia, che viene prima di matematica e fisica, e poi scienze naturali. Questo è l'impianto. A queste poi si aggiungono o si tolgono delle cose, ma poca cosa. Nel classico c'è l'aggiunta di una materia che viene considerata in Italia di grandissimo rilievo, di grandissima importanza, che tutti fanno finta di conoscere profondamente bene, di essere grandi esperti, lettori continui di Esiodo e di Platone nell'originale, che si chiama greco, e questo crea, il programma fondamentalmente è comune, cambiano poi i parametri di aggiustamento, e questo crea la cosiddetta elite. Io dico, e adesso passo la parola a Francesca, che ha un falegname in casa, quindi faremo così. Quando parlo io, sai, se guardi giù a sinistra, Francesca, c'è il tuo microfono, lo vedi? Il simbolo del microfono. Sì, ok. Vedi il mio... disattivo così, audio. Va bene, disattivo audio quando parli tu e lo riattivo quando parlo io, va bene? Bravissimo. Ecco, quindi la mia tesi, che oggi discuteremo tranquillamente, perché oltre che essere una ottima economista, Francesca ha anche fatto il classico, e ieri mi ha detto, ma non è vero. Poi ci ha ripensato, poi ha detto, vabbè, dai, parliamo. La mia tesi è che questa struttura, che è sia classista, sia in termini di contenuti che di organizzazione classista, sia una delle ragioni per cui le elite italiane si autoriproducono, continuano ad avere il stesso sistema di valori, si ritengono superiori, non si adattano, non si modificano, ritengono che vi siano delle bellezze, delle verità, delle cose da apprendere che sono eterne e che non possono essere sostituite da nient'altro e che sono superiori a tutte le altre. Fra cui poi i miti che girano, se non fai il greco non sai la logica, il latino ti insegna a pensare perché il cinese invece no, la matematica, ti immagini se la matematica e la statistica ti insegnano a pensare, la matematica e la statistica ti insegnano a non pensare, dispensare. Tutte queste notorie baggianate che però sono accettate non solo negli scompartimenti di seconda classe dei treni regionali quando ci sono fermi in campagna, non si sa proprio più che dire, si muore al caldo, purtroppo sono accettate anche nei salotti buoni, ti trovi delle volte per caso, io sempre più raramente perché maleducato come sono, gli inviti
si vanno rarefando, ma insomma, quando vi succedeva, nei salotti ottimi di grandi intellettuali, ti sentivi a queste, passare queste serate con l'elogio della perifrastica attiva, passiva, congiuntiva, sottomessa, sadomasochista, 50 shade of grey perifrastica, da cui avevo capito tutto, tutto nella vita. Tutto ciò che era utile alla vita l'ho avuto dalla 50 shades of grey perifrastic. Va bene, io credo che queste siano puttanate e credo che siano dannose puttanate, credo che la cultura e la tecnologia siano un'altra roba, e adesso do la parola alla mia amica Francesca e me ne sto zitto. Eccomi, spero che mi possiate sentire. Allora, io ti sento. Va bene. Allora, la storia è questa, che ci siamo, vabbè, a parte conoscerci, io mi chiamo Francesca Cassano, sono un'economista, ho lavorato molti anni su paesi in via di sviluppo, in particolare paesi dell'est Europa ed ex Unione Sovietica, alla BERS a Londra, e poi mi sono tirata fuori e ho fatto qualche consulenza, ma sono una pensionata. Ho fatto il liceo classico e diciamo che ci siamo trovati in questa conversazione in cui Michele mi ha detto anche tu, a un tweet in cui io semplicemente avevo detto che pur avendo fatto il liceo classico sono riuscita a raddrizzarmi e ho riscoperto la logica, anzi ho scoperto la logica e l'analisi quando sono andata a studiare a Londra, alla London School of Economics, dove ho studiato in maniera diversa, ho non solo imparato, ho imparato ad esprimermi in maniera, ho imparato in maniera diversa. E per me il grave problema non è tanto il liceo classico, ma è certo, sì, se vuoi fare l'economista, fare il liceo classico non è il massimo. Io mi accorsi subito dopo 2 mesi, anzi in particolare al primo esame di matematica mi accorsi delle gravi lacune che avevo avendo studiato al classico, pur avendo, essendo io la cosiddetta secchiona e quella che studia sempre, non capivo niente, non capivo neanche cosa fosse una funzione. E capii che non si poteva continuare ad imparare mnemonicamente, e quindi mi serviva un inquadramento. Per cui riuscì ad intortarmi una vecchia prozia che insegnava matematica, mi feci fare un mese di lezioni private di matematica, e da lì poi schizzai, perché la matematica serve come base, non il greco, non il latino, non l'italiano, la matematica serve come base per tutto. Per cui sì, è vero, se fai il liceo scientifico hai maggiori probabilità di sviluppare una mente analitica e una logica che non facendo altre materie. Però non escluderei che studiando il latino e il greco non si possa sviluppare la logica. Quello che manca manca in tutta l'educazione italiana è la capacità e la volontà di distaccare da quello che viene insegnato, di staccarsi un attimo, guardare bene le cose e pensare con la propria testa. E il problema è che in Italia si insegna dicendo questo è il verbo, lo devi imparare, così stanno le cose. E invece le cose non stanno così, o magari non c'è soltanto una versione o soltanto una soluzione. E anche se la soluzione proposta potrebbe essere giusta, ma non è detto che sia l'unica soluzione, che potrebbero esserci altre spiegazioni per il fenomeno che si sta studiando. Per cui l'importanza di considerarsi capaci di staccarsi da un testo o da un insegnamento è pensare e poi ritornare all'argomento con quello che si è pensato. In Italia, non voglio dire non esiste, perché non è che ho studiato in tutte le scuole, però diciamo in quelle dove ho studiato io o persone con cui ho studiato, mi sembra che non abbiano sviluppato una grande capacità. Scusate, va bene, perfetto.
Scusate, non sapevo che ci sarebbero stati falegnami alla stessa ora, per cui mi scuso del rumore e delle interruzioni. Quindi la mia idea è che c'è qualcosa di più, che non è soltanto il liceo classico, a causare problemi nell'analisi, nella capacità di analisi delle persone. Ed è gravissimo, specialmente in un periodo come questo, in cui la gente guarda la televisione, specialmente dopo il letargo dei 2 anni di Covid, guarda la televisione e pensa che tutto sia come ci dicono. Siamo stati soggetti a bombardamenti costanti. Io ho cercato di non guardare la televisione, ho selezionato bene cosa leggevo, cercando di, diciamo, affidarmi molto di più alla stampa estera che non alla stampa italiana, però capisco anche che questa non è una cosa per tutti. Non tutti parlano l'inglese, non tutti hanno voglia di passare tempo a ricercare le notizie altrove, però quello che manca davvero è la volontà di farlo. Anche le persone che possono farlo magari non hanno voglia, o magari, non lo so, dormono non voglio dire sui propri allori, però su quello che hanno conquistato con una laurea o con degli studi fatti, pensando che ho fatto questo, mi basta, quindi ho raggiunto un traguardo, mi basta. No, il traguardo non si raggiunge mai, e quindi questa, non so come dire, questa affermazione, bisogna essere capaci di farla, e non è neanche quella di Edoardo, gli esami non finiscono mai, non è una questione di esami, è una questione di apprendimento. L'apprendimento non finisce mai, e la voglia di continuare ad imparare non è qualcosa che ti resta dopo un'educazione italiana. Dopo un'educazione italiana tu sai che passerai il tuo esame, prenderai la laurea, farai un esame di Stato, quello che sarà, troverai un lavoro e così vai avanti. Questo è il modo di pensare molto tradizionale, e così non è e non può essere. E prima ce ne accorgiamo, meglio è. Tutte le persone che io incontro dico sempre: ragazzi, siete giovani, andate all'estero, semplicemente anche non per studiare, ma per lavorare, per imparare che certe cose possono essere fatte in maniera diversa. E fino a quando non esci dall'Italia, questo concetto non lo capisci. Quindi, secondo me, non è una questione di classico. Poi, se vuoi, vado nello specifico di latino, greco, quello che è, certo, si può fare con l'italiano, fai l'analisi logica, l'analisi del sintassi con il latino, il greco, però è molto limitato, perché è limitato a parametri linguistici. Come hai detto prima, probabilmente impari molto di più in termini di logica con la statistica, e sicuramente con la matematica. Vengono anche presentate in maniera come anche questa distinzione tra classico e scientifico, liceo classico e liceo scientifico, è una cosa un po' strana, un po' difficile. E lascia che intervenga qui. Sì, ti do la parola perché devo vedere qui che succede. Un attimo solo. Ok. Allora, in realtà io volevo fare una domanda a te, però la farò quando poi mi presti attenzione. Questa cosa è stata fatta estemporanea. Io mi sono operato, volevo tornare, sono ormai 15 giorni che sono sparito, prima ero a conferenze, cose varie, ho detto facciamone una. È venuta questa cosa del classico e ho detto vabbè, parliamo del classico, perché no. Poi mi sono incrociato su Twitter con Francesca e facciamo una riflessione. Perché una riflessione comune, e siamo arrivati, perché siamo delle persone molto diverse, non sono uomo e donna, non sono estrazioni sociali molto diverse, anche regionali, come capita dagli accenti. Io ho fatto lo scientifico, è noto, ma non vuol dire niente, ho fatto in realtà il classico. Un po' perché tra scientifico e classico, specialmente negli anni miei, l'unica differenza era il greco. Un pochino di greco di là, gli integrali di qua, insomma, non era una roba. Un po' perché, essendo io secchione, umanista di formazione, mi sono fatto la cultura greca da solo, e poi comunque
perché avendo degli ottimi docenti nelle loro materie, mi hanno appassionato alla filosofia, ovviamente sono appassionato alla filosofia in Italia, ti fai attentamente tutto quanto il mondo greco. Ma perché, guardate, sono inezie in realtà. Cioè, il tempo necessario per acquisire le 8 nozioni, o 18, 88, del mondo greco, che in realtà acquisisce il liceale, lo trovi a 20 anni in una vacanza in un bel posto, magari nell'Atene pre-entrata nell'euro, in un'isola greca, o nell'Atene posta giustamente, o dove vuoi tu, a Sicilia, da qualche parte, uno dei posti dove intanto Francesca mi manda le foto, va a notare, e le scopri leggendo un paio di libri di storia. Puoi farlo anche se hai fatto l'istituto ragionieri. Quindi quello non è quello. Il problema di fondo è appunto questa struttura che, anzitutto, come adesso che è tornata, le faccio la domanda, no? La struttura che classifica. Che senso ha? Hai 14 anni. Già nel mondo del 1960 fondamentalmente non sapevi un cazzo del mondo. Nulla. Nulla. Men che meno delle tecnologie che cambiavano, del cambiamento industriale in corso, della crescita italiana, francese, tedesca, americana, giapponese, della guerra fredda, del mondo. E devi scegliere una strada. Che fondamentalmente, avendo tu a 14 anni una vita attesa di almeno 65-70, ok? Definisce te stesso o te stessa per i prossimi 65-70 anni. È folle. È folle perché in realtà questo incasellarti in una figura è erroneo e ti stratifica socialmente. E questo è il primo punto. Se tu vai semplicemente e continui ad andare a scuola, perché continui ad andare a scuola, perché ci sono tante cose che un cittadino, una persona che cresca in un paese come l'Italia nel 2000, nel 2022 a maggior ragione, deve conoscere per diventare un cittadino. E qui anche l'opposizione che molti fanno, del tutto d'origine, sulla cultura antica classica, tra l'altro insomma senatoriale, è fra, o platonica se volete, è fra l'ozio dello studio, dell'ars retorica, del compiacersi nel pensare ai grandi problemi, e la fatica, la tristezza del lavoro, della produzione, della creazione, dell'innovazione. Una, come dire, opposizione del tutto artificiale, in generale, nei secola seculorum, ma particolarmente artificiale oggi, no? Le due persone che sono qua davanti, ma milioni come noi, hanno realizzato se stessi culturalmente, spiritualmente, personalmente, anche, alcuni potrebbero dire soprattutto, ma senz'altro anche molto, col loro lavoro. E qua ripasso la palla a Francesca, no? Quindi questa decisione, no? Che a 14 anni ti prendi lo stampino e vieni stratificato. Michele, questa decisione ai miei tempi e non so ai tuoi, la presero i miei genitori. La parola che usavano era che il classico mi avrebbe formata meglio, mi avrebbe aperto la mente, eccetera, eccetera. E all'epoca, io mi ricordo quando ero ragazzina, avevo in mente di studiare medicina. E dissi, ma sai, al classico le materie scientifiche hanno un ruolo minore, quindi preferirei fare lo scientifico, pensando che poi voglio diventare un medico. E mi dissero, no, ma sai che tanti termini in medicina vengono dal latino e dal greco e quindi ti trae in me a studiare latino e greco che non a fare biologia e chimica, perché tanto lì studierai all'università. Allora, alla fine
dopo la maturità, e andò tutto benissimo, mi ricordo questo discorso che feci con mio padre. Dissi: papà, quando diventerò indipendente? Non mi piaceva molto, ero una ragazzina molto obbediente, non mi piaceva molto sottostare agli altri, quindi avevo voglia di essere indipendente. Lui mi disse: quando avrai un lavoro o quando ti sposerai. Non contestai queste cose, presi atto e quindi decisi che studiare 6 anni medicina più 3 anni di specializzazione prima di poter lavorare e diventare indipendente finanziariamente erano troppi. Gli effetti tragici della famiglia tradizionale. Eh? Abbiamo perso un mese, abbiamo guadagnato un economista. Sì, scelsi il mio best che era economia, quindi andai a studiare economia alla Luis Preorsini, devo dire, e il mio mentore era, devo dire, Nicola Rossi, che aveva studiato alla LSI, e fu lui poi alla fine, dopo la laurea, a spronarmi per fare un master e a studiare all'estero, e quindi finì alla London School of Economics, dove già ci fu il primo shock, perché le cose che ti insegnano sono cose tutte insegnate con una base di matematica e statistica forte, cioè non c'è nessun ragionamento che tu puoi fare a parole se non sei capace di farlo matematicamente. E quindi le parole ti servono per spiegare con semplicità a persone che non hanno una base matematica quello che tu stai dicendo matematicamente. E questa è la cosa più importante. In Italia si usano tante belle parole che vengono dal lessico, l'abilità di parlare, di che poi neanche tanto, perché se vuoi dibattere vai a Oxford e vai a fare public debate come corso, ma diciamo che il retaggio dell'educazione italiana è saper parlare. E quello che io ho capito spostandomi in Inghilterra è che le persone che parlano velocemente, che sembra che sappiano tutto, non sanno un cazzo, scusate, non sanno un cazzo, e parlano velocemente per confonderti e per darti l'idea che sanno, e non sanno niente. Le persone che sanno di più sono quelle capaci di spiegarti le cose lentamente, di ripeterle se non hai capito, di chiederti scusa perché tu non hai capito, perché io mi sono spiegata male, e cercare di spiegartelo in un modo migliore. Poi ci sono limiti a tutto, non sono Madre Teresa di Calcutta, quindi non passerò le mie giornate a cercare di instillare scienza a un tonto, però certo farò del mio meglio per spiegare dei concetti che magari per altri possono sembrare complicati. Ecco, allora, però la base è questa: qualsiasi ragionamento viene fatto, devi essere capace di sintetizzarlo con un modello economico, un modello matematico, e poi devi essere capace di usare lo stesso modello per provare che sia giusto o per provare che non funzioni, per fare dei test. E questo tutti quelli che vanno in televisione non lo sanno fare, non lo fanno. Dicono tante balle, sono parole al vento, quindi io la televisione italiana la spengo. Scusate, sono un po' radicale in questo senso, forse dovrei essere più aperta. Ed è stato questo il momento in cui io ho iniziato a studiare in questo modo, che è stato il mio momento di distacco maggiore verso l'educazione italiana. Ed è stato anche un momento in cui io personalmente ho preso un distacco anche verso la mia famiglia di origine, che amavo e rispettavo tantissimo, e pensavo sempre quello che avevano i miei genitori era giusto, li credevo, li ammiravo, e a un certo punto ho iniziato a riascoltare le loro parole con spirito critico. Quindi questo vuol dire sono cresciuta. E non sono cresciuta al liceo, non sono cresciuta all'università italiana, sono cresciuta quando sono andata a Londra, perché ho iniziato a pensare, ho iniziato a farmi delle domande. In Italia le domande
che fanno fare? Se parli lentamente a un esame, pensano che tu sia incerta. Io mi ricordo il primo esame che ho fatto, che era l'esame di statistica alla LUIS. E risposi tutto giusto e presi un 29. Alla fine, vabbè, dissi, va bene. E alla fine andai dal professore. Alla LUIS. Sì. E dissi, perché ho preso 29? Il professore mi disse, perché tu non sei mai venuta da me dopo le lezioni a farmi domande, quindi non eri interessata. E ho detto, no, sono sempre tornata a casa avendo capito tutto quello che lei aveva spiegato a fare gli esercizi e non avevo domande perché era tutto chiaro, però mi sono tenuta il 29. Adesso avrei negoziato, diciamo, avrei fatto cose diversamente. Già 3 anni dopo ho avuto questa esperienza, avevo studiato con un altro ragazzo per politica economica e io e lui sapevamo esattamente le stesse cose. Vado a fare l'esame, prendo 3, poi dopo di me va quest'altro ragazzo e prende 1. Allora io mi alzo e vado dal professore col libretto. Prende 31. E dico, 21. Vado dal professore col mio libretto e dico, scusi, deve correggere il mio voto perché io so esattamente quello che sa lui, quindi me lo deve abbassare a 21. Beh, però anche tu c'hai, come dire, un rifiuto totale del fattore random nella vita. Sì, ma questo qui disse, bene, hai coraggio, allora per, come si dice, premiare il tuo coraggio? Per premiarti lo richiamo, perché non aveva scritto ancora il voto, lo richiamo e gli faccio altre domande. E lui prese 28, uscimmo, io ero molto contenta per lui, lui era molto incazzato con me perché io avevo preso 30 e lui 28. Questa è l'Italia per me. Questa è un buon amico l'Italia. Del cazzo, spero che hai molato. Non era quello che sta in Umbria. No. Il comune amico. Non aveva assolutamente bisogno di me. Ah sì? Eravamo era bravi. Tempo. Sì. Era bravissimo. Dovete eravamo sapere che il pari. Comune amico fra me e Francesca è in un certo senso uno dei miei primi studenti, per modo di dire, perché poi in realtà non è stato studente mio, lui era studente a Chicago quando io sono arrivato il mio primo anno, quindi, e siamo diventati amici e lo siamo tuttora. E magari un giorno lo invitiamo, visto che in Italia adesso facciamo una chiacchierata estiva pomeridiana a noi tre e così facciamo scoprire un po' ai giovani ventenni che ci ascoltano il mondo della finanza internazionale di livello alpino. Sì, scopriamo come diciamo guadagnare. Altino. perlomeno economicamente altino, no? Perlomeno economicamente altino. Sì. Vabbè, abbiamo amici in comune a Pescara? No, a Pescara che io sappia non abbiamo amici in comune, però magari sì, che ne so. Non lo sappiamo. Per il momento abbiamo amici in comune in altri posti, ma non a Pescara. Adesso tutti a cercare di indovinare le origini territoriali di Francesca. Le mie sono ben note, perché poi mi lancio in sequenze di bestemmie. Io sono pugliese di origine. È pugliese, come dice il cognome stesso, Gioventù. Alcuni cognomi sono così, il mio che il anche tuo. Cassano d'Adda in Lombardia. No, io sono sì, allora, vabbè, nata in Puglia, famiglia pugliese. Cassano in Puglia bomba. Sì, ho studiato a Roma fino al 80. Beh, mi sono laureata nell'83, nell'84 sono partita per Londra e sono ritornata nel 2009, sono tornata in Italia e quindi vabbè, questa è la mia vita un po' peripatetica con varie fermate, una in California, una in Australia, insomma un po' il mondo lo conosco e mi piace pensare di essere una persona aperta a nuove esperienze, nuove realtà, mi piace ascoltare, mi piace molto capire che cosa muove la gente e la cosa che mi irrita di più è vedere un economista che non capisce niente di incentivi,
posso fare un esempio? No, meglio di no. Vai. Va. Allora, siccome un economista che non capisce gli incentivi non è un economista, è semplicemente uno che ha il titolo, ma non ha fatto i corsi giusti, non ha capito il lavoro che deve fare. È uno che se fosse un ingegnere meglio non faccia ponti. Diciamo, bene, allora viene trattato da economista, ma non ha capito gli incentivi. Non faccio i nomi, ma li indovinate, non faccio i nomi. Ma no, dai, falli, ti immagini su Twitch di Bodin. No, dai. Vabbè, ero davanti alla televisione quando un noto primo ministro italiano presentava una manovra sulle pensioni ed ero seduta accanto a mia madre, che è una pensionata silenziosa, una molto... Madre è una che legge tutto, anche se non è un economista, ha sempre letto tutta la pagina dell'economia, anche una memoria favolosa. Poi magari divergiamo sulle opinioni, ma è una persona ben informata. E questo economista spiega che per far quadrare i conti occorrerà rimuovere l'indicizzazione delle pensioni all'inflazione da una soglia sopra, mi sembra che fossero i 4.000 euro. Mia madre si gira verso di me e mi dice: ma vuol dire che è l'ammontare sopra i 4.000 che non verrà più indicizzato o tutta la pensione sopra i 4.000 non verrà indicizzata? E io risposi: mamma, è un economista famoso e sa che si opera al margine per evitare disincentivi, per evitare distorsioni. E andai a letto, dopo aver detto questa bella frase, tranquilla, che sarebbe stato così. La mattina dopo mia madre, che prende il giornale appena si sveglia all'alba, mi disse: l'avevo detto io che non era così. Io ho detto: mamma, fammi vedere, non è possibile, non potevo crederci. Questa persona è un noto professore universitario e sicuramente questo errore non avrebbe dovuto farlo, e lo ha fatto, o no? Operare a margine è la cosa più semplice. Scusami. Questo qua era Monti? Certo, di chi era? Beh, anche lì adesso non entriamo nel personale, va, altrimenti... No, beh, scusa, ma questa è la storia. Operi al margine funziona, non operi al margine. Cosa succede? Che quello che ha una pensione di 3.999 va ad essere indicizzato e va avanti. E quello che ha 4.000 ci perde rispetto ai 3.999, o no? E si allora... Cazza. Questo in effetti non è una storia di incentivi e disincentivi, è una storia più di distorsione. Però questa storia si applica se tu fai la stessa cosa non operando al margine, per esempio nel mercato del lavoro. I pensionati sono dei soggetti passivi, prendono quello che gli arriva e basta. Però sono dei soggetti politicamente molto attivi, ma aspetta che ti fermo perché... Mi sa che Francesca voglia parlare di economia, per cui faremo un'altra volta una cosa di economia. Io invece volevo concentrarmi sul tema di oggi per tornare a fare un po' di riflessioni ancora, no? Di riflessioni ancora su... andando in giro per il mondo, per esempio, e facendo il lavoro che fai, che è fondamentalmente anche applicato e legato allo sviluppo, uno impara come sono fatti i sistemi scolastici. Sbaglio... O solo in Italia, letteralmente oramai solo in Italia, esiste un sistema così rigido nel quale ti infili in un binario a 14 anni e non esci più fino a 19, tra l'altro neanche 18? E questo binario preso a 14, tra l'altro decide del tuo futuro post 18, abbastanza, non totalmente, ma abbastanza, che poi è vero quello che dici tu. Nell'esperienza anche della mia generazione che è precedente alla tua, così era stato, i genitori tendono ad avere molta influenza, la valutazione sociale del tipo di scuola diventa cruciale, i pregiudizi, i miti sulle scuole, ma che è anche ovvio,
un ragazzino o una ragazzina di 14 anni, che effettiva capacità di conoscenza e decisione possono avere sul loro futuro professionale e culturale? Molto basso, molto basso. Che è la ragione per cui vuoi accompagnarli a 16, a 17, senza che facciano particolari scelte, se non elettivi, così e colà, che non pregiudicano nulla, e poi lasci che spontaneamente negli anni tra i 16, 17, 18 e i 20, 22, scoprendo il mondo, scoprendo le scienze, scoprendo le conoscenze, capiscano che ad alcuni piace la zoologia e altri l'elettrotecnica, e ad alcuni nell'una o nell'altra preferiscono andare a guidare il camion. Non è una cosa molto difficile questa qua. Adesso non ritengo essere un fine psicologo pedagogista nel riconoscere che lo sviluppo intellettuale, la personalità, gli interessi di una persona sono progressivi, che a 14 anni sono appena iniziati e che i 10 anni seguenti sono quelli rilevanti, in cui quindi devi lasciargli la possibilità di scegliere e modellarsi senza precludergli e senza mettergli le etichette. Non ti pare? Cioè, questa banalità. Com'è che solo il sistema dell'istruzione pubblica e le elite italiane non l'hanno capita? Perché? Davvero, è una cosa che a me affascina. Perché? Apparteniamo a due classi sociali diverse di origine, non di arrivo, ma di origine. A me, i miei hanno detto, fai quel che vuoi. Io per me dovresti andare in fabbrica, ma se mi dai una mano lavorando al pomeriggio, puoi andare a fare quello che vuoi. Bene. A te hanno dato quell'indicazione lì, i miei l'hanno detto perché fondamentalmente non erano in grado di decidere, i tuoi l'hanno detto perché avevano dei criteri sociali. Le nostre esperienze però sono del tutto analoghe a quelle di molti altri. Perché solo in Italia esiste questa visione assurda, proprio psicopedagogica, del giovane, non del fanciullo, ormai 14 anni sono adolescente, diventerai un giovane, una giovane persona. Perché, secondo te? Senti, una questione culturale, adesso mi ammazzo. Allora, no, io penso che questo... Ma mi domando cosa la rende così solida. Allora, perché questo che stiamo facendo oggi è qualcosa che servirà ai figli delle persone che sono in questa chat oggi, che serviranno bene dall'imporre le loro visioni ai figli. Cioè, io sono conosciuta, io ho due figli abbastanza grandi, uno di 35 e l'altro di 34, che hanno scelto percorsi completamente diversi. Allora, mio figlio mi disse, quando era al liceo, non era molto contento, andava nella migliore scuola di Londra, la migliore scuola inglese, aveva vinto una borsa di studio che poi non ha avuto perché si è rifiutato di fare boarding, che vuol dire si è stato di andare in collegio, quindi ho pagato queste tasse enormi, e non era molto contento della vita che facevamo. Devo dirvi che la vita che facevamo era una bella vita, ma lui vedeva la vita dei suoi compagni di scuola e mi disse un giorno che eravamo poveri. Nella sua vita voleva essere ricco, voleva fare qualcosa per essere ricco, e all'epoca diventare ricco da zero voleva dire andare in finanza, e gli è andata male perché si è laureato e poi ha preso il master in finanza negli anni della crisi nera, che cos'era, 2009 2010. Ma dai, ha fatto tempo a recuperare. Sì, è molto molto bravo, quindi anche nonostante la crisi, appena finito il master aveva 6 offerte di lavoro, quindi ha potuto anche scegliere. E poi dopo un po', dopo 6 anni di vita da schiavo, ha deciso di dedicarsi al management, ora fa il manager della fintech di turno, quindi ha trovato il suo angolo. Si è appena fidanzato con una dottoressa che prende come stipendio 3 volte quello che prende lui, quindi mi ha detto: sbagliato tutto, avrei dovuto fare medicina. Allora, dipende molto dagli obiettivi che hai. Il suo obiettivo era vivere bene, essere ricco, eccetera. Lo rispetto. L'unica volta che gli ho detto qualcosa è stato quando ha deciso di passare
da finanza a management e ho detto: ma sei sicuro, Anthony, perché hai fatto il master in finanza a Oxford, hai investito tanto, hai fatto 6 anni di trading, sei sicuro di voler buttare via tutto? Pensaci bene. E lui mi disse: ci ho pensato bene, perché le qua che ho acquisito con i miei studi e con la mia esperienza mi serviranno bene nel mio nuovo lavoro. Io ho detto va bene e l'ho rispettato. E devo dirvi questo, che i miei figli mi hanno entrambi in occasioni diverse riconosciuto il fatto che le cose le dico una sola volta, quindi mi ascoltano attentamente e poi valutano, perché li ho lasciati sempre liberi di valutare. Allora, secondo me forse questo è il trucco di un bravo genitore: informare e poi lasciare spazio perché i figli prendano le loro decisioni, facendo presente che le decisioni vengono anche con determinate responsabilità. Punto. L'altra figlia fa l'artista e il padre non voleva che lei facesse l'artista come hobby, e lei mi spiegò che come hobby non funziona, che voleva fare l'artista davvero a tempo pieno. E io le dissi: sei fortunata perché hai due genitori benestanti e posso permettermi di sovvenzionarti fino a quando non hai 30 anni. Poi a 30 anni devi, se non sei autonoma, trovi qualche altro sistema per diventare autonoma. E a 30 anni puntualmente mi ha detto che non aveva più bisogno dei miei soldi e ora è autonoma e funziona da sola. Io sono molto orgogliosa, entrambi sono stati ai patti, entrambi diciamo trovano soddisfazione enorme dalle scelte che hanno fatto. Non è sempre tutto facile, però mi trovo sia nel ruolo di ex studente qui a parlarvi che nel ruolo di genitore, e penso di aver fatto un buon lavoro dando spazio e dando possibilità di scelta. In Italia questo non esiste, perché, o almeno non esiste, non è diffuso estremamente, perché il genitore ha sempre l'idea di saperne di più del figlio, e il figlio, tipico figlio italiano, si ribella completamente e allora abbiamo i basket case, oppure lotta col genitore o vocalmente, e alla fine fa quello che il genitore gli dice, pensando che alla fine, se poi le cose non vanno bene, il genitore lo aiuterà. A casa mia il genitore aiuta. Io ho fatto esattamente, io ho avuto l'esperienza esattamente opposta dalla tua ultima frase, nel senso che mi ha fatto esattamente l'opposto di quello che io gli ho suggerito. L'ha fatto, a mio avviso, anche con discreto successo. Poi a un certo punto, una storia lunga, quindi evito i dettagli. A mio avviso, quando aveva cominciato ad avere davvero successo, ha deciso che le osservazioni che gli avevo fatto letteralmente 8 anni prima, 9 anni prima, 10 anni prima erano corrette, e ha deciso, sorprendendomi, di fare quello che io gli avevo consigliato. Secondo me era adatto alla sua, insomma, alla sua mente, alle sue capacità, ai suoi vantaggi, e ho dovuto finanziare quello, però. Per cui la regola sì, vabbè, io ho finanziato all'inizio, ho finanziato anche pesantemente, però entrambi erano staccati nei rispettivi campi, quindi se la vuoi mettere su questi termini, ho fatto un buon investimento, perché sono persone felici di fare quello che fanno ora e gli va bene, e sanno anche che ci sono stata e ci sono sempre se le cose poi alla fine non vanno, però non abusano di questo. Francesca, come noterete, ha una dimensione sul personale forse più forte della mia. Sì, ma alla fine questa esperienza dove le fai? Non sono una sociologa. Michele, io non ho fatto sociologia. Posso dirti di cose... Anche perché se facevi sociologia alla LUIS, fia mia. No, no,
No, non c'era neanche. Allora, all'epoca c'era scienze politiche e economia. Non vi dico che cosa c'era, però io ho scelto bene le persone che ho seguito. Era una macchina per far soldi. Beh, lui ci sono, adesso non diamo il giudizio su lui. Voglio farti tornare al tema della perché un po' su quello mi sfuggi. Io quello che vedo fondamentalmente, una delle cose che molti non capiscono, vorrei capire l'esperienza tua in Puglia, perché di sicuro così, anzitutto così dicono i dati, e i dati sono implacabili. Tommaso Monacelli fra gli altri, Andrea Ichino li hanno raccolti bene negli ultimi anni e sono implacabili i dati. E cioè i dati dicono una cosa banalissima, che proprio per l'effetto stratificazione sociale, proprio per questo effetto culturale, che poi crea miti, crea pregiudizi, no? Quello dei tuoi genitori e di tanti altri, in un certo senso anche dei miei, no? Che più che dei miei era dei miei professori, siccome il brevetto a scuola mi dicevano devi andare al classico. Beh, lì diceva, vai al classico, Michele, insomma, scrivi così bene, ma... sei scrittore, no? Ovviamente i due licei, e storicamente, specialmente negli anni 30, 40, 50, 60, 70, 80, il classico in particolare, accoglievano chi? I figli dell'elite e i figli più brillanti intellettualmente, più capaci, più dedicati, più performanti delle non elite. E quindi ovviamente la materia prima che entrava al liceo era una materia prima dal punto di vista dello studio, attenti alle parole, non sto dicendo che sono gli esseri umani migliori, erano persone più fortunate, cognitivamente più brillanti, con famiglie tipicamente più agiate, anzi frequentemente molto più agiate, specialmente negli anni 30, 40, 50, 60, 70, 80 e così via, ma perlomeno, anche se non agiate, dedite o che prestavano attenzione allo studio. Non tutte le famiglie, non tutte le coppie di genitori, non tutti i genitori prestano la medesima attenzione allo studio, non tutti stanno lì a dirti ma hai fatto, ma fammi vedere, ma davvero, ma sei sicuro? Cioè non tutti sono rompicoglioni come mio nonno che ogni volta vede una pagina, non sono tutti 10, sì porco Dio, c'ho 8 in condotta e accontentati perché avrei potuto essere 7. Ok, quindi questo conta nella performance scolastica di un ragazzo o una ragazza di 10 anni, 15, 16, perché l'approvazione familiare, al di là del ribellismo poi della mia generazione, conta. Ok? E quindi c'è questa cosa che si chiama self-selection, siccome tu lo so che sai cos'è, vorrei la riflessione tua. Io ho osservato self-selection nella vita. Cioè, quelli del liceo classico scientifico hanno fatto bene, perché il liceo classico scientifico ha fatto meglio della media. Stavano facendo già della meglio della media quando ci sono entrati. E tra l'altro c'è un meccanismo di esternalità positive quando passi, questo vale in particolare, io credo, per i figli di classi meno agiate, no? Se penso all'esperienza mia, ma di moltissimi che conoscono, tu vieni dalla periferia veramente operaio del paese povero, dove sei uno dei pochi che per una serie di contingenze studia parecchio, eccetera, eccetera, e gli altri ragazzi e ragazze hanno molto poco interesse. Quindi non è che hai un grande stimolo a essere il primo della classe, perché il primo della classe lo sei a occhi chiusi, banalmente, senza sforzarti. Il meccanismo di primo della classe è vero che è un po' sciocco, non serve essere il primo della classe, però essere uno che fa bene, che si sente relativamente bene, che può, a 15 anni, a 16 anni conta. Se poi entri nel team in cui sono, essere prima della classe non è più scontato, devi cercare di fare un po' più di sforzo, come Usain Bolt, se corre 100 metri con me passeggia, se lo corre con uno suo competitore deve fare un po' di sforzo e fa una performance migliore. Io questo ho imparato nella vita e si chiama self-selection, per cui tutta la chiacchiera sul fatto che Fermi è andato al classico eppure ha fatto la grande scoperta fisica, quindi non preclude, è una sciocchezza. Fermi era un uomo eminentemente intelligente, soprattutto era un uomo molto intelligente, non ti pare? Non ti sembra banale? Sì. Com'è che il tipico invece diplomato del classico questa banalità non la capisce? Senti Michele, sei mai andato a una riunione di classe del liceo anni dopo? Non mi hai sentita? No, non sei mai andato.
Io sono andato. Mai andato. Il mio figlio ha fatto il liceo scientifico, perché c'è solo quello, Enrico Fermi, di Madrid, 4 anni, perché in 4 anni, pensate, in 4 anni, pensate, livelli di selezione, appunto, il liceo d'élite, chiamalo culo. In 4 anni fai il programma dello scientifico italiano, perché devi fare l'esame di maturità, quindi devi fare l'esame di maturità, ma deve durare 4 anni perché è abilitato e riconosciuto dallo Stato spagnolo, quindi deve durare 4 anni, perché l'istruzione a quel livello in Spagna dura 4 anni, quindi in 4 anni fai il programma di 5, che vuol dire, per chi sa fare le divisioni, un 20% di lavoro in più, e in più devi farti storia, letteratura e geografia spagnola, perché devi fare in contemporanea, oltre all'esame di maturità italiana, anche l'esame analogo, non mi ricordo un diavolo lo chiamo, più, che gli spagnoli hanno per i 18 anni. Quindi era un po'... Ma l'atmosfera del professorato, devo dire, era un po'... Non era quella che mi sarebbe andata a fagiolo, quindi ho lasciato mio figlio ci andasse, è andata bene, dove c'era da correggere ho corretto da casa... Mia ex moglie ha corretto da casa, abbiamo, credo, fatto un buon prodotto, siamo molto fieri, ci siamo impegnati molto poco nella cosa, quindi no, non sono andato, però raccontami. Allora, io sono stata, vabbè, un liceo classico del centro di Roma, famoso anche perché era l'ambientazione del... Vabbè, ma questi sono tutti ragazzi qui sulla chat, non conoscono Porci con le ali della Ravera, quel famoso libro degli anni, che cos'era, anni 70, ecco. Io andavo al Mamiani, liceo classico Mamiani, centro di Roma. Bravi professori, devo dire, tranne una. Quando fecero il film di Porci con i, ci mettemmo in giardino i gavettoni addosso alla troupe che andò a girarlo da un'altra parte, quindi... All'epoca ci eravamo già distaccati abbastanza dal concetto sessantottino del liceo. Allora, tu dici che le persone che erano lì nel liceo, lo studiavo, erano figli di elite. Sì, certo, non c'erano figli di operai, però c'era un po' di tutto, era classe media, non... forse in classe mia c'era una persona estremamente ricca, e il resto erano classe media, medio-bassa. Quando sono stata alla riunione ho scoperto di essere la persona che aveva avuto più successo, che insomma ero felice, ero abbastanza orgogliosa del risultato. Non ho detto niente, non l'ho fatto pesare a nessuno, però ero contenta. Poi invece c'è stata la LUIS, e la LUIS sì, c'erano i figli delle elite, c'è poco da dire, c'erano tanti nomi altisonanti, c'erano aristocratici, industrialisti, c'erano di tutto, c'era anche la classe media. E lì però ci distinguevamo, io e il nostro amico comune eravamo tra i 5 beneficiari di una borsa di studio che ci chiedeva di studiare molto in fretta, e quindi mi sono autofinanziata la LUIS, mi sono comprata la mia prima macchinina, ho comprato, mi ricordo, una macchina fotografica, che altro, insomma, ho fatto una vacanza, un viaggio. E sì, il resto delle persone, tanti sono andati bene perché avevano l'impresa del papà o avevano lo studio notarile dove andare, avevano, insomma, cadevano su un materasso di piume, anche se non erano grandi studiosi. Però è così, la vita è così, che cosa ci devi fare? Devi lottare per avere quello che vuoi. No, nessun problema che la vita sia così. Io sto facendo, ti vedo molto tornata alle prime, nel lavoro che facevo una volta, sto facendo l'analisi sociale. Questa la vita no, è così. No, ma perché tu dal classico scientifico non cambia. Per esempio, vedi, sto facendo un piccolo test al volo, perché io ho detto, no, non dico nulla.
ho chiesto se fai in 4 anni quello che gli altri fanno in 5, la tua produttività è maggiore del 20 o del 25%? Vediamo le risposte. Io quello che sto suggerendo qui, perché è un problema politico, parte di questa, come dire, concentrarsi dell'elite e perpetuare il mito che è la stratificazione sociale che questo induce, e beh, sono il prodotto dei canali istituzionali che lo Stato, la politica decide di stabilire. Perché il grande ricco può sempre andare a studiare il super liceo, saltarlo, fare quel che vuole. Non c'è alcuna, no? Una volta garantito che rispetti l'obbligo, tu puoi andare ovunque. Ma la classe dirigente non è fatta di quel top 0,1% che ai quali soluzioni estere, eccetera, eccetera, non sono mai precluse, fin da qua il collegio svizzero, quello che vuoi tu, anche quello italiano. Casa dirigente è fatta di quel 5, 7, 8% di persone più o meno benestanti che hanno un reddito doppio, triplo, quadruplo di quello medio, non decuplo o non 100 volte di più, quintuplo. Se il reddito medio italiano è, cos'è adesso, 35, sarà una roba del genere, 32, la classe dirigente è fatta di quelli che hanno da 100.000 in su, okay? Che sono probabilmente 7-8% quelli veri. E la mia osservazione è quella, no? La mia osservazione è quella. Questo tipo di casistica si concentra nei licei. I figli si concentrano nei licei. Infatti la tua esperienza lo prova, ma la mia è quella di tutti. Non c'è mixing. Ora potremmo dire... No, non c'è mixing a Roma, ma penso che sia anche una situazione di codice postale, cioè il centro di Roma non ha gli operai. Sì, quello è Roma, quello è Roma, quello è Roma, sì. Quello è Roma, a parte, è quello Roma, e quello vale ovunque nel mondo, nella misura in cui la scuola... Per esempio, sì, famiglia di origine da una piccola, piccola cittadina pugliese, dove ogni tanto tornavamo per trovare amici, parenti, eccetera, e ricordo gli amici di lì, i miei coetanei, e tanti facevano ragioneria, perché era il loro modo di entrare nel mondo del lavoro presto, ma tutti quelli che hanno fatto ragioneria e che erano diciamo allo stesso livello intellettuale mio, poi sono andati a studiare economia, non si sono messi a fare i ragionieri. Sì. C'è la famosa self-selection che hai nominato tu, e il punto di partenza purtroppo, come parti, a meno che non sei un genio. No, beh, però c'è una mezza soluzione, vedi, non è che i problemi sono 0-1, Francesca. È vero che alla fine al Mamiani, se sono nato e cresciuto appunto nel mezzo dell'Appennino o a Latina, non ci vado, a meno di situazioni super straordinarie. Però posso andare in un posto, se c'è una scuola media superiore uguale per tutti, che dura fino ai 18, posso andare alla stessa scuola media superiore dove mi vengono insegnate almeno in via di principio le stesse cose. Nel momento in cui invece no, e questo vale quindi anche per chi sta a Centocelle, certo, da Centocelle al centro di Roma, a meno che non si decida nel distretto scolastico negli Stati Uniti, in alcune aree si è fatto, no? Busing era questa cosa qua, lo si è fatto per ragioni razziali, ha avuto effetti controversi, non sto dicendo che è la soluzione, anzi a me busing piace o non piace, anzi fondamentalmente non piace. Busing, per chi non lo sapesse, è la seguente. Siccome questo fenomeno ovviamente che le scuole superiori sono a una natura, come dire, di quartiere quasi, no? di neighborhood, del paese in cui sei, non è che a tutti possiamo avere la... i distretti scolastici americani, che tipicamente sono ampi, di sicuro non sono riducibili a una scuola, ma hanno decine di scuole, negli anni del segregazionismo, post-segregazionismo, introdussero il busing, che voleva dire cosa? Che il distretto spendeva soldi, metteva a disposizione degli autobus, gli autobus gialli che vedete anche nei film, che alla mattina infatti riempiono le strade delle città americane, raccolgono i ragazzini in un quartiere, li distribuiscono, quindi la locazione etnica, il targeting lì era puramente etnico-razziale, per quello che secondo me non è una grande idea,
a chi me l'ha chiesto, non è una grande idea. Non è una grande idea. O lo fai sui vari parametri di discriminazione razziale, così eviti di discriminare, o altrimenti il ragazzo afroamericano catapultato da 30 km di distanza nella scuola in cui sono in 7 come lui, e solo per quello, e solo perché sono afroamericani, sono 7 esclusi comunque, quindi non è una grande idea. Ma lasciamo stare, è una roba, questa sì, è una questione un po' più tecnica. Il punto è che era un tentativo ragionevole. Basti, uno dice, ok, c'è segregazione ambientale perché i poveri vivono a 100 celle e, diciamo così, i ricchi vivono i parioli. E io faccio busing dell'istituto scolastico. I ragazzini che si iscrivono alla scuola pubblica li mischio con certi parametri sociali rilevabili statisticamente e costruisco istituti più o meno omogenei. Un altro vantaggio del meccanismo americano è che gli istituti scolastici sono molto grandi, hanno migliaia di studenti e questo permette maggior mixing. Quello che sto dicendo. Ma il punto è che alla fine hanno anche tutti gli stessi programmi o quasi tutte le stesse opzioni. E che quindi almeno quell'elemento di discriminazione, ovvero Francesca e Michele sanno il latino, Francesca forse anche il greco, Michele di sicuro no. Me li sono letti tutti, ma tutti in traduzione, una delle lingue che negli anni ho imparato a usare. Ogni tanto andavo a guardare l'originale greco e ho lasciato. Guardate, una cosa che ho apprezzato in Italia, posso fare, vedete la distanza nello snobismo, non è davvero, ma questa mi ha fatto veramente osservare. Se voi leggete in Italia chi si occupa, intellettuali seri, insomma, il mio ex amico a questo punto che sarà incazzato come una bestia conoscendolo, a Massimo Cacciari, di questioni in cui si usa terminologia greca perché il concetto originale filosofico è greco, c'è questa abitudine di scriverlo sempre con il greco antico, che non è difficile imparare alfa, beta, gamma, cioè poi chi fa matematica lo impara per forza perché li usiamo come simboli a matematica. Però è escludente, fa molto figo, no? L'apeiron scritto alfa, pi, epsilon, apeiron, se lo scrivi con le lettere latine fa un po' ridere a Peiro. L'altra roba non è più, no? Non è più la stessa cosa. L'episteme, scritta episteme, è una roba più seria, è meno seria, cioè è scienza, è verità di seconda qualità. Ecco, l'altro giorno mi sono preso, finché ero in ospedale, me lo sono letto, uno di cui ho sentito parlare, ma non avevo mai, uno famoso, questo qua, non voglio fare pubblicità, ed è una roba per specialisti, ecco, non si vede nemmeno. Ah no, perché c'ho il filtro. Comunque, Jean-Pierre Bernard, Mito e pensiero presso i greci, PBE, un libro vecchio. Ecco, la cosa che mi ha divertito di Bernard è che lui tutti i termini originali greci antichi li cita in lettere latine. Ovvero, sto scrivendo un libro tecnico, la funzione è comunicare, non faccio lo snob. Chi se ne frega se quello che mi legge per caso non sa l'alfabeto greco antico. Giusto? Se devo dire, che ne so, troviamone uno, Ibris, e voglio che lui legga Ibris, leggerò Ibris, scriverò HY, gli metterò il dito, l'accento sulla e si dice Hubris. Sì, appunto, infatti l'ho detto un po', no? Appunto l'ho detto, stavo dicendo, vabbè, va benissimo. Per sottoricordare che si dice Hubris, ma lo scriverò Ibris, con l'accento sulla Y. È uno che non sai, lo sa. Sai, Michele, posso interromperti? A me stanno sulle palle tutti quelli che usano citazioni dotte, parole non italiane, parole tanto per far vedere che sanno qualcosa che io non so. E questo include anche gli acronimi di ogni genere, per esempio nel campo della tecnologia. Io mi aspetto all'inizio di una conversazione di avere parole spiegate bene. Poi dopo posso accorciarle, ma all'inizio no. E sicuramente non do il benvenuto a persone che utilizzano il greco antico o il latino per esprimere un concetto che può essere espresso più facilmente a tutti in italiano. Quindi non voglio raggiungere il punto di dire che li disprezzo, lo fanno, però andiamo lì vicino. Non va bene, perché questo è fatto per creare un discrimine tra chi sa e chi non sa.
e l'unica cosa che raggiunge è il distacco, un distacco maggiore tra persone che non hanno studiato certe cose o che non le sanno o non se le ricordano e altri che invece sono capacissimi di lavorare in altri campi ma non arrivano a capire quella frase specifica. Quindi direi lì mettiamoci una pietra sopra e se qualcuno intuisce usando certe affermazioni di chiedergli garbatamente di esprimere lo stesso concetto in italiano, anche se noi capiamo cosa vuol dire, però di esprimere lo stesso concetto in italiano e se non sanno farlo sono degli ignoranti. Basta. Chiusa parentesi. No, no, non era una parentesi, anche questo per esempio, uno di quegli sottili, come dire, fili, trame culturali che definiscono una cultura, che va rilevata e che si acquisisce. L'altra, per esempio, mi veniva in mente prima quando tu hai menzionato una cosa che anch'io ho sentito, me lo ricordo, però io sono altro scientifico, il mio amico Gerardo Favretto, che aveva chiarissimo, ci eravamo interessati negli anni precedenti, in terza liceo, seconda mia e terza sua, e poi abbiamo scoperto la psichiatria. Dalla psichiatria abbiamo scoperto che adesso esisteva la psichiatria, e quindi e lui aveva deciso, mi ha percepito il compito con grande fermezza a 13 anni e mezzo, che lui doveva fare medicina. Credo che Fusaro si sia appena suicidato. Beh, no, non diciamo niente. Che è successo? No, no, niente, qualcuno ha fatto una battuta. Parabellum, ma ha fatto una battuta. Allora, ma io non sono parente di nessuno di questi. Ho già appena visto il commento. Mi ricordo che uno degli argomenti più robusti nei confronti di Gerardo, che davvero ti dava l'idea anche di, non so se è ancora così in Italia, no? Ma della povertà culturale anche dei professori delle medie, insomma, dell'ambiente che ci circondava, della prima metà degli anni 70, su Gerardo per pressionarlo ad andare al classico, era che così avrebbe avuto una vita molto più facile a medicina. Perché avrebbe appreso molto più rapidamente il vocabolario medico. Come se in qualsiasi professione il problema della medicina sia apprendere il vocabolario. No? Anatomia. Perialgia. Endocrinolo. Se non sai il greco, non capisci. E mi ricordo, si discuteva fra noi due su sta roba ed eravamo un po' colpiti perché girava molto e gira tuttora questa maniera sciocca di fare filosofia per cui il significato di tutto sta nella maniera in cui lo chiamiamo, che è molto radicata nella filosofia tradizionale dominante, più che tradizionale, a dominante italiana, per cui gli interi testi vengono spesi con chiacchiere infinite a inventarsi circonlocuzioni e argomenti che non ci sono perché la parola ti dice il significato della cosa. Però pensa quanto profondo, io l'ho visto anche ieri dopo lo scambio nostro, sono venuti in parecchi a dire, non so se l'hai notato su Twitter, ma insomma il significato delle parole, l'origine, l'etimologia delle parole ci aiuta a capire il mondo. Econometria, secondo te, three stage least square si capisce meglio? Perché so che metria lo sa, capisci? Etnoscedasticità. Eccola. Improvviso non ho più problemi. Senti, di matematica, però, so già cos'è. Se etero lo sappiamo per altre cose, tipo le nostre preferenze sessuali, lo sappiamo anche per econometria, o no? Sì, ma è spettacolare. Cioè, non è che capisci quella parola, il concetto. Ma è proprio quanto è radicata la trasformazione della concezione del sapere come nominalismo retorico, come verbalismo, e non come fare. Cioè, ciò che conta appunto, per chi non lo sapesse, omodeschedasticità e eteroschedasticità definisce due situazioni diverse che si trovano in econometria, che devi utilizzare, diciamo così, formule e poi algoritmi diversi a seconda di quale due situazioni. Ciò che conta nell'aver capito è homo verso etero in quel caso è sapere ricordarsi che test fare, che formule matematiche utilizzare, che cazzo scrivere nel programma che stai utilizzando, no, per aggiustare per il fatto che la varianza sia homo o etero
e chissà, un giorno avremo anche una terza varianza a sto punto, un terzo caso. Ma il nostro caso etero in realtà include tutti. Noi con etero ce l'abbiamo fatta. Abbiamo chiuso l'argomento, rimaniamo binari. Binari in classificazione, buoni, non surriscaldatevi. Ecco, però non so se a te capita, a me capita un'enorme frequenza dovermi confrontare con persone considerate intellettualmente preparate, competenti, manager, filosofi, i quali ti perdono in ore a spiegarti la necessità di apprendere il greco e il latino sta anzitutto nel riuscire così a costruire la fondamenta etimologica delle parole che usi e quindi avere una comprensione migliore del mondo. Ed è, se ci pensate, ragazzi, non dico Francesca che probabilmente si immagina, se ci pensate, è magia. Dire una roba del genere e credere all'azione a distanza è la stessa cosa. Se credete a quello, credete anche a voodoo. Provate a pensarci. No? Provate a pensare. Lo zinco a quella composizione chimica lì, perché la sua radice è, non so neanche che cazzo di radice sia, se latina o greca. Cioè capire la zinco e che diavolo farne con lo zinco. Per esempio, io c'ho un pezzo di gambia di, non spiegato, di zirconio. Secondo voi capisco meglio? È magia. La sequenza di lettere che per caso in una dei posti del mondo dove questa cosa è stata nominata, è stata utilizzata, ha determinato cosa nella struttura chimica di questo oggetto? Nulla. Se fosse vera quella cretinata, ci sarebbero davvero i maghi. Michele, sto vedendo tanti commenti. Sì, c'è pieno di commenti. Sì, la maggior parte sono che dicono quello che penso io, cioè sai le parole, capisci di che si sta parlando, però poi ti devi studiare, il modello te lo devi studiare. Quindi quello che ti aiuta è andare attraverso l'indice, il libro. Sapere di che cosa si sta parlando, però oltre a questo, una volta che studi il modello, spero che ti ricordi che modello sia. Cioè, è più difficile ricordarsi che quella curva si chiama Phillips Curve o capire cosa vuol dire eterosclerasticità. Non so, cioè, ti ricordi tutte e due le cose. Ti ricordi tutte e due le cose perché sono cose che studi, che ti interessano, che usi, che userai, che devi ritenere nel dietro del tuo cervello per un giorno, anche se ora non le stai usando, e via così. Quindi l'aiuto iniziale sì, è una bella cosa, però non ti aiuta a niente, perché poi quelle parole le devi usare in pratica. Quindi non so che dire, non... No, è solo per cercare di far capire alle persone che ascoltano. Non ti aiuta mentre studi, può aiutarti se ti ritrovi con una parola veramente strana che in un campo che è sulla dal tuo campo e riconosci l'etimologia, però dai, al giorno d'oggi con Wikipedia nel cellulare che ci accompagna dovunque siamo, davvero abbiamo bisogno di questo, ecco, non lo so. Per chiudere, anche non tu sei so. Un'utilizzatrice di Wikipedia sfrenata come sono io? Sì, sfrenata non lo direi, però sì, sono arrivata al punto che mi dà fastidio non capire una cosa che leggo, quindi vado a cercarmelo, mentre prima era più difficile alzarsi, prendere un libro, andare a sfogliare, adesso ce l'hai aperto. Non ho comprato l'iWatch, ma diciamo che cioè, I draw the line. No, quello no, anche se mi dovrebbe servire per il cuore, perché ti fa l'elettrocardiogramma e ti controlla quella roba lì. Non serve prendere l'iWatch che è super figo, basta prendersi un Fitbit da 30 anni. Ti fa l'elettrocardiogramma? E poi lo puoi spedire alla tua dottoressa quello, del cuore. Forse quello più alto livello 100, sì, ti fa l'elettrocardiogramma. Quello che ho io non so cosa mi sarà costato, posso guardare, al più 100
Underbucks. Sì, ne avevo uno, ma non faceva la roba del cuore. Invece la roba del cuore... Le versioni più recenti fanno anche il cuore. Fanno fin troppo, perché tendono ad essere intrusive e rompicoglioni. Vogliono venderti queste... No, mi sarebbe stata utile... Quasi un anno fa ha fatto una gara di nuoto. I nostri ascoltatori la confermano, il Fitbit da 100 euro lo fa. Sì. Lo fa, bene, allora mi prendo il Fitbit, perché non mi piace questa cosa dell'iWatch che mi dice le cose. It's a status symbol, no? Sì, ma c'è il mio compagno che ce l'ha, è caduto una volta sciando e questo gli ha detto... Una brutta caduta, stai bene, tiri su, chiamo i soccorsi. Si è incazzato come i coglioni. Lasciami stare. Chiamo i soccorsi. Ecco, interferenza a questo livello, no. No, sono molto intrusi. Infatti io, per esempio, anche il Fitbit, ultimamente, che a causa dell'anca che non mi permetteva quasi più di fare attività fisica, ho guadagnato qualcosa. Sarò 7 kg sovrappeso, al massimo della tutta la mia vita. Me lo sono tolto perché mi rompeva le balle. Mi diceva, ma come? Ma sei fermo? Infatti, oggi siamo sotto, eh? Cioè, questa roba, oh, la bicicletta, sono 2 settimane che non vai più in bicicletta. Ma prova a andare a far culo, va. A un certo punto l'ho attaccato lì in carica permanente. E poi di gioventù, la gioventù che osserva. Allora, per rispondere a un altro commento che ho visto prima, no, né l'iWatch né il Rolex, e non conosco nessuno al Mamiani che aveva il Rolex, perché qualcuno ha scritto che... No, il Rolex, Mamiani, ragazzi, guardate che il Rolex in Italia è o vai veramente Rolex top, ma allora sono in pochi che se lo possono permettere, oppure una roba, il patacone d'oro, quello è vero, è più da figli di arricchiti, che il Mamiani no, improbabilmente... Niente Rolex a casa mia, i soldi si spendono su viaggi e su altre cose. E comunque al Mamiani, no. Se c'era l'orologio figo era probabilmente un Patek Philippe. No, non c'erano. Così degli anni, adesso sì, sono sicurissima. Allora, non lo so adesso, però no, non sono legata a Davide Carretta, anche se lo conosco bene, sto vedendo delle cose sui commenti. Dunque, no, non c'erano Rolex, non c'erano status symbol, c'erano alcuni che erano figli di cosiddetti intellettuali, c'erano i nipoti di Berlinguer, per esempio, nella scuola all'epoca. No, per fortuna c'erano i figli del fratello. E altra gente, adesso non ricordo, però sì, c'erano persone che erano figli di intellettuali, ma diciamo che il livello di ricchezza era molto modesto, molto, molto basso. Invece da Luis non era così. Da Luis era... Mi ricordo che a un certo punto un mio amico mi chiese se volevo prestare degli appunti di economia 1 a un altro ragazzo che non riusciva, pur essendo al quarto anno, a fare gli esami di economia politica 1. E io dissi sì, va bene, gli riesco. Lui disse ti paga, io dissi no, non voglio essere pagata, ma li rivoglio alla fine, voglio che me li ridia. Quindi fece l'esame, prese 18 e poi mi venne a ridare gli appunti e mi disse che la sera stessa avrebbe fatto una festa in mio onore nella sua casa e mi invitò, e questo qui abitava a Piazza Navona a Roma. E ho scoperto poi che il figlio del principe Lancellotti, ecco. Quindi c'era questa gente qui alla Luis, quindi entrai in questo palazzo meraviglioso col vecchio principe che era alla porta e tutte le ragazze che entravano prima di me facevano l'inchino e il baciamano. E io non lo feci, diedi la mano e dissi Francesca Cassano. E lui mi disse Cassano Dadda? No. No, Cassano di Lucera. Fu una scena bellissima. Però dai, ci ho guadagnato una festa e ho visto dall'interno una casa che non avrei mai visto. Qualche pagamento c'è stato. Beh, ragazzi, vi è divertita questa versione nuova di Boldrin Bionico
a metafora il sociologico e il personale, vi raccontiamo l'Italia degli anni 60, 70 e 80, inframmezzandola con osservazioni pseudotecniche o anche seriose sulle sue istituzioni e sui suoi... O no? Cosa dici? Ma per me è stato piacevole, quando vuoi. Bene, bene. Allora proviamo davvero, magari per la settimana prossima, vediamo se l'amicone... Me lo dici un po' prima e magari... Inizio, ho fatto un po' il volo. Infatti, prima, l'altro giorno mi aveva pure scritto, non so, gli hai detto tu che ero in ospedale. No, non ne so niente. Boh, la deve aver no, visto. Ne sapevo niente. Quello... No, ma volevo andarlo a trovare, quindi magari adesso vedo se è tornato da New York. Magari facciamo una puntata. Moglie scrivo. In tre. Magari un giorno facciamo lezione di vita finanziaria live con un esperto. Sì, dai. Possiamo andare a trovarlo. Se si presta. Va bene, cioè tu. Eh sì, un'ora e 40, un'ora e tre quarti è abbastanza per un giorno di lavoro, devo tornare a lavorare, sono le 4 del pomeriggio, andate a lavorare pure voi per quanto caldo faccia, Francesca ci avrà ancora il falegname lì. Mi ha lasciato la porta che si apre, quindi va bene. Mi ha detto, signora, ma nemmeno mi chiama a lavorare giù qua in televisione. Va bene, allora ci vediamo, ciao. Ciao, arrivederci a tutti, chiudiamo, ciao.